Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, ospiti di Verissimo, nella puntata del 29 settembre, hanno raccontato a Silvia Toffanini i loro primi giorni da genitori. Lo scorso 7 settembre è nata la loro prima figlia, Camilla. Adesso affrontano la vita in tre con tutte le fatiche che comporta la gestione di un neonato, ma anche la gioia. «Come state?» chiede la conduttrice. «Siamo sconvolti ma felicissimi. Le nottate sono faticose, Camilla è sempre attaccata a me», replica la neomamma. «Chi ha scelto il nome?» domanda ancora Silvia Toffanin. Insieme svela l'attrice messinese ad Andrea piaceva Camilla. «Io all'inizio ero titubante, poi con il tempo ho detto, secondo me è il nome giusto per nostra figlia. Tra l'altro mi sono ricordata che la prima bambola che avevo si chiamava proprio Camilla, quindi forse è un segno del destino. Ha un secondo nome, Caterina, perché è in onore della mia bisnonna. Io ero molto legata alla mia bisnonna perché sono cresciuta con lei e in memoria sua abbiamo scelto di dare questo nome, per ricordarla». Rosalinda Cannavò parla di Andrea Zenga, è stato accanto a me durante tutto il travaglio. La neo mamma racconta poi il momento della nascita, il parto è stato abbastanza intenso, lungo. Io ero stanco, le fa eco Andrea Zenga, anche se in confronto a lei non era niente. Psicologicamente, assistere è difficile. Poi ho tagliato il cordone ombelicale. Non si può descrivere il momento in cui ti trovi tua figlia tra le braccia, è indescrivibile ed è stato bellissimo darla anche a papà, spiega ancora l'attrice siciliana. Tu sei stata incredibile, interviene Andrea Zenga. Non conosci realmente una donna fino a quando non vedi come affronta un parto, lei è stata incredibile. Anche quando soffriva aveva il pensiero a me, se stessi bene. Veramente incredibile, lui è stato bravissimo, aggiunge la neo mamma, non è da tutti rimanere accanto alla propria donna durante tutto il travaglio. Io più volte gli dicevo, vai a riposare, e invece lui è rimasto sempre accanto a me. Io ho avuto un percorso di vita particolare, aggiunge Rosalinda Cannavò. Ho toccato molte volte il fondo e non mi sarei aspettata di trovare una persona come Andrea nella mia vita e adesso sono felice di aver costruito la nostra famiglia con la nostra Camilla, il nostro cagnolino. La vita mi ha veramente sorpreso e non me lo sarei mai aspettata di meritarmi tutto questo. Mi ritengo molto molto fortunata, Andrea Zenga, nei massaggi per le coliche sono bravissimo. La coppia si è conosciuta nel 2021 nel corso della quinta edizione di Grande Fratello VIP. Andrea Zenga è il figlio di Walter Zenga e Roberta Termali e dopo l'esperienza nel reality di Canale 5 è diventato opinionista di calcio a Sport Italia nella trasmissione Leo Talk. Adesso è impegnatissimo nel ruolo di papà a tempo pieno. Cerco di dare una mano, rivela ad esempio nei massaggi per le coliche, sono bravissimo. Non mi sarei mai aspettata di incontrare una persona come Andrea, ammette poi Rosalinda Cannavò. Siamo molto uniti, ci diciamo sempre che la cosa più importante è non perdersi perché Camilla esiste grazie al nostro amore che dobbiamo continuare a coltivare perché spesso la nascita di una figlia può destabilizzare le coppie, ma noi stiamo prestando molta attenzione a questo aspetto. Dopo la nascita della piccola Camilla, Andrea Zenga ha sorpreso la compagna regalandole un regalo che desiderava da tempo. Le ho fatto questo anello perché credo che sia un oggetto che per me rappresenta tanto, spiega, e tutta la mia gratitudine verso lei per avermi regalato questa meraviglia che è Camilla. E per tutto quello che ha affrontato, è stata fortissima, ogni volta che stanno insieme e l'allatta è una magia. Andrea Zenga racconta come ha consegnato l'anello a Rosalinda Cannavò. Ho un romanticismo particolare, ammette, e invece di portarglielo io mi sono fatto aiutare dal cane. Sono entrato in casa con il cane e questa scatolina, ma lei stava cambiando Camilla e non si è accorta subito. Poi si è accorta e sono contentissimo di averla fatta felice. Poi ripercorre i primi momenti dopo la nascita della figlia. Dopo che l'hanno pulita me l'hanno data. Prima volevo che la prendesse lei,
È stato bellissimo vedere questa piccolina in braccio. Ogni volta che stanno insieme e l'allatta è una magia. Io ero titubante all'inizio, e invece ora sono sempre più preso. Lei fa il 90%, ha una confidenza incredibile. Io provo a darle una mano. Dopo la nascita di Camilla, Andrea Zenga ha sorpreso la compagna. Ho fatto un tatuaggio che sta guarendo, con la sua manina Confida. Volevo fare un'impronta così perché mi piaceva, ma ha già una mano molto grande. Volevo avere impresso questo momento perché mi sembra che cresce in fretta.